viola come i cappellini che indossano i bambini ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale del San Donato di Arezzo, il colore della giornata mondiale della prematurità celebrata in tutto il mondo il 17 novembre e sostenuta dall'OMS e dall'UNICEF con l'obiettivo di informare sulle nascite premature. Nel mondo, in Italia, nascono sempre più bambini prematuri, questo grazie al miglioramento delle cure ostetriche che porta avanti gravidanze che altrimenti non sarebbero andate avanti e grazie anche al miglioramento delle cure neonatali che porta alla sopravvivenza di questi bambini. Sono bambini che hanno bisogno di cure speciali e di cure speciali ne ha bisogno anche la famiglia, quindi l'informazione che noi vogliamo dare su questo aspetto è proprio per ribadire che la famiglia del bambino nato prematuro è al centro della nostra attività assistenziale. È un'alleanza terapeutica quella che noi instauriamo con la famiglia e che rimane affezionata, questo ve lo garantisco, poi negli anni. E che ci permette di avere anche successo terapeutico. Ecco, informazioni, di quali informazioni c'è bisogno ad oggi? Di quali informazioni maggiori? C'è bisogno di sapere che la prematurità crea un disagio per quel bambino che nasce prematuro, crea un disagio anche emozionale all'interno della famiglia e che la famiglia può aver bisogno poi negli anni successivi di un supporto anche sanitario ma anche istituzionale, perché a volte questi bambini hanno dei problemi che devono essere supportati dalla nostra politica, dal nostro sistema sanitario. La carta dei diritti del bambino nato prematuro è un attestato che consegnate a tutte le famiglie? Noi lo consegniamo, è un atto simbolico solo per la presa di coscienza che i bambini prematuri, come tutti i bambini ammalati, i neonati ammalati, hanno dei diritti. La carta dei diritti del bambino nato prematuro, che poi si estende anche al bambino nato a termine ma ammalato e ricoverato in terapia intensiva neonatale, è stata creata da un'associazione internazionale che si chiama, nazionale che si chiama Vivere Onlus, che promuove l'informazione sulla prematurità, per ribadire che il bambino prematuro ha il diritto all'assistenza, alla salute, a proseguire l'assistenza anche dopo, quando è uscito dall'ospedale perché può avere dei problemi, e che la famiglia va presa in carico dal sistema per garantire la salute di questo bambino. Quanti bambini prematuri nascono ogni anno ad Arezzo e quanti sono nati nell'ultimo anno? Ad Arezzo nascono molti bambini prematuri perché il centro neonatale di Arezzo assiste neonati a partire dalle 29 settimane di età gestazionale e dal chilogrammo di peso in su, bambini che spesso hanno una degenza molto prolungata e che hanno bisogno di assistenza respiratoria, nutrizionale e neurologica. Sono circa 200, nell'ultimo anno 206 bambini 2015 ricoverati in questa struttura, non solo tutti pretermi, altri sono nati a termine, circa 180-183 sono i neonati pretermini che noi abbiamo assistito. Un contributo fondamentale è quello della banca del latte per voi? L'aspetto nutrizionale nel nato pretermine è fondamentale, come poi di fatto lo è per tutti gli individui. Parliamo sempre di più di come l'ambiente e la nutrizione influenzano lo stato di salute dell'individuo e quindi fin dalla nascita, anche prematura, è importante puntualizzare che la nutrizione deve essere garantita al meglio. L'alimento migliore per il neonato prematuro è il latte della mamma, per ogni neonato poi, no? È il latte della mamma, a maggior ragione per il nato prematuro. A volte la mamma non ha ancora il latte per nutrire questo bambino e qui interviene la banca del latte umano donato, una struttura grazie alla nostra direzione aziendale, alla nostra direzione sanitaria che ci supporta in questo grande progetto. Abbiamo qui ad Arezzo una banca del latte ben funzionante, molto attiva. Ogni anno sono circa 25-30 le mamme che donano il latte e garantisco che sono tante, più di 180 litri di latte che ogni anno vengono lavorati, raccolti e distribuiti, quindi la nostra banca è autosufficiente. La banca serve anche per la promozione dell'allattamento materno al seno, perché utilizziamo questo latte anche per i bambini nati a termine, sani, rooming in, che per qualsiasi ragione hanno bisogno di una temporanea integrazione in attesa che arrivi il latte della propria mamma. Quindi veramente il nostro obiettivo di salute, di promozione dell'allattamento materno è forte. Oggi è un giorno speciale per questi bambini, vediamo tutti un cappellino viola, perché? Perché c'è un'associazione
che lavora in tutta Italia e distribuisce gratuitamente in tutte le terapie intensive italiane dei lavori di maglia, fatti di maglia di lana, fatti a mano da tante signore bravissime davvero, che sono tutine, sono cappellini, sono anche dei sacchi nanna bellissimi, che per la giornata della prematurità ci hanno regalato dei cappellini viola, chiedendoci di metterli a tutti i neonati e di regalarli poi come ricordo a questi bambini una volta che andranno a casa. In realtà il Cuore di Maglia chiede, come ogni onlus, l'aiuto di tutti, più che altro un'invisibilità per far conoscere questo lavoro che viene fatto da un gruppo di donne, di nonne, di mamme volontarie che realizza delle cose meravigliose. Una cosa importante è questa: ogni volta che regalano un sacchettino che comprende un cappellino, un paio di scarpine, un sacco nanna, l'unica cosa che chiedono è che venga poi regalato alla famiglia nel momento della dimissione, e è una cosa che fa davvero tanto piacere.